Philippe Léville, questo è il nome dello chef che guida il Miramonti L'Altro, un ristorante che ha vinto 2 stelle Michelin e il riconoscimento più importante della guida all'espresso, il Cappello d'Oro. Un premio assegnato ai ristoranti che hanno contribuito a cambiare il volto della cucina italiana, quindi una sorta di premio alla carriera. Oggi sono qui sul canale per raccontarvi la mia esperienza in questo ristorante e darvi un giudizio. Buona visione! Oltre ai classici vini, Franciacorta, Champagne eccetera, al Miramonti L'Altro tra i vari aperitivi viene offerta la possibilità di scelta di un Negroni con un particolare metodo di produzione. La conservazione viene all'interno di questa botte e verrà servito già preparato, già miscelato, pronto per la sua degustazione. Le tre basi alcoliche che compongono il cocktail sono ben equilibrate e il sentore di arancia è talmente forte che prevale sulle basi alcoliche. Non ho trovato, a parte appunto questa piccola peculiarità, grosse differenze rispetto a un Negroni che potreste prendere in qualsiasi altro bar, ristorante. La pagnotta, lievito madre, grano spezzato, e poi aprite con una serie di benvenuto da parte della cucina. Hanno il croccante di riso e maionese di corallo d'astice, poi passano al paso il fatto con parmigiani e melanzane, la foglia di mais, cipolla e crema d'anatra. Grazie. Buon pranzo, prego. La foglia di mais, cipolla e crema d'anatra è un'entrée anch'essa molto semplice, ben eseguita, in cui abbiamo una nota preponderante di cipolla che va quasi a coprire gli altri gusti. Ben eseguito, però chiaramente deve piacervi questo ingrediente. Il basil di melanzane e parmigiana è sicuramente un'entrée che non lascia un ricordo vivido, ma sembra quasi una preview di quello che accadrà successivamente. Non voglio svelarvi niente, ma ricordatevi queste parole. Le entrée sono sempre difficili da valutare. Sicuramente tra queste tre proposte quella più interessante è il croccante di riso con maionese di corallo d'astice, in quanto oltre alla piacevole forma appunto che ricorda un corallo, abbiamo un gusto marino, se possiamo così definirlo, un qualcosa che ricorda molto il sapore del mare, quindi un gusto forte, deciso, ma al tempo stesso gradevole in bocca. Quindi ravioli di coniglio serviti con un burro nocciola profumato alla salvia, al timo e all'olio. Grazie. A voi. Questo è un piatto per cui pre-assaggio avevo grandissime aspettative. Questa portata è caratterizzata da elementi che hanno le potenzialità per sposarsi e collegarsi, legarsi perfettamente tra loro. L'utilizzo del formaggio però ha creato quel qualcosa che ha rotto questa magia, in quanto come ingrediente è molto forte, tende a coprire gli altri sapori. Non mi fraintendiate, il gusto del piatto in sé per sé è buono. L'unica critica che muovo a livello personale è il fatto che, utilizzando così tanto formaggio, risulta difficile riuscire a distinguere i gusti della pasta fresca, del ripieno e di tutto quello che compone il piatto. Anche il parmigiano e acciughe e la focaccia all'olio. Grazie. Qui il cappello del prete di Manzo, vino rosso, scalogno coffee e un croccante di polenta di Quarantino, proprio l'ultima semina del Quarantino. Grazie. Cappello del prete di Manzo, vino rosso, scalogno confit, polenta croccante è in assoluto il piatto migliore di tutto il menù. Qui la cottura del manzo è a dir poco perfetta, si scioglie in bocca. Anche il vino rosso utilizzato crea quella nota marognola ma che non dà fastidio, che crea quella sensazione di inebrianza, di spettacolarità del piatto. La polenta croccante dà quella sensazione di diversità, di struttura a tutto il piatto. E infine lo scalogno non è forte, non è deciso, non crea quella sensazione di coprire gli altri ingredienti come è successo precedentemente col parmigiano. Un piatto a dir poco assurdo. Infine arriviamo alla crema di gelato, il pezzo forte del Miramonti L'Altro. Il fiore all'occhiello del ristorante, fatto con del vero latte, della vera panna, uova di qualità, con vaniglia di Tahiti o del Madagascar, dello zucchero e del limone, niente di più, niente di meno. Un gelato che viene sempre e solo fatto al momento, non va mai in freezer, esce dalla mantecatrice e viene servito. Non viene mai riutilizzato una seconda volta. Dopo averlo sporzionato davanti al cliente, viene chiesto se si gradisce o meno dell'aggiunta di cioccolato fondente, in questo caso chiaramente è stato accettato, e poi si parte con l'assaggio.
Questa è una crema assurda, veramente assurda, però. No, è incredibile. No, veramente si sente un sacco, una differenza rispetto a una gelateria normale, ma anche una di quelle buone, cioè, si sente veramente il gusto, proprio una crema completamente diversa. Allora, diciamo, parte finale del discorso, opinione, diciamo, sul locale. Secondo te qual è stata? Positiva o negativa? No, beh, sicuramente positiva. Abbiamo mangiato bene. Ok. A livello appunto di piatti ottimi, nulla da dire. C'è quella pecca sul formaggio. Vabbè, quella pecca sul formaggio, nel senso che pare appunto che non sia stato detto. Poi controlleremo nei video. Esatto, se non sia stato menzionato il fatto che nel primo ci fossero formaggi o che meno. Non mangio. Penso di aver fatto attenzione agli ingredienti e penso che sia stato messo, però controlleremo. Che c'era sicuro, che sia c'era, stato messo. Esatto, che sia stato messo nella presentazione. E questa è una pecca, ovviamente, perché allora, effettivamente non mangio qualcosa. Riassumendo, diciamo, se tu dovessi dare un giudizio per i ravioli, qual è stato il tuo? Allora, mia di parte, per carità, buono raviolo, buono tutto, si vedeva con questa omissione... Diciamo, difficile superare da 1 a 5? Vabbè, facciamo da 1 a 5. Ti posso dare un 3 perché era buono il raviolo, un 3, però quindi sufficiente. Sufficiente, diciamo, ma buono, ma nulla di clamoroso. Che mi faceva schifo. Ok, diciamo che anche a me, facendomi il formaggio, sente molto il gusto del formaggio. In sé per sé il raviolo è ben fatto, si sente che la materia prima è buona, però poi andiamo nella sostanza e ti dico buon raviolo, nulla che lascia, diciamo, stupiti, ecco. Ok. Quindi, diciamo, che su 5 voti un 3 ci sta. Va bene. E il secondo invece? Il secondo è sicuramente molto più buono. Molto cioè, meglio. Il secondo ti posso dare anche un 5 su 5, anche buonissimo. 5 su 5 il è stato, diciamo che si è sollevato molto, esatto, il secondo. Il secondo è meraviglioso, veramente. Molto buona bene. Anche la riduzione col vino, molto molto buona. Buono tutto. E poi, diciamo che note molto alte anche per il dolce. Assolutamente. Il dolce, sì, la crema era molto buona. Esatto. Peccato il cioccolato. Sì, il cioccolato un pochino stona, diciamo, perché è talmente tanto buona la crema. Esatto, esatto. Che comunque metterci il cioccolato, che è molto forte di per sé, copre questo gusto. Sì. È veramente molto molto buono. Però dolce buonissimo anche lui. Assolutamente. E l'aperitivo? L'aperitivo è stata una bella fregatura, più che altro per il prezzo, perché chiaramente nessuno ti fa vedere quanto costa. E 18 euro un Negroni, secondo me, l'uno chiaramente, quindi 36 euro di Negroni, mi sembra un pelo tanto. Io potrei capirlo, magari uno champagne ricercato, 20 euro al calice ci sta, ma 18 euro un Negroni, pelo eccessivo, cioè ne compravamo 8 al bar, ma probabilmente non era nella botte, ma erano comunque buoni. Beh, suggestivo, diciamo che questo Negroni si costava tipo... Questo Negroni è rimasto qua, Ancora non va giù. La caccia in oro, per carità. Boh. Buono, però, cioè, 18 euro un Negroni. Basta. Vabbè. Salutiamo così. Ciao.